lieve calo degli incidenti rilevati dalla Polizia Stradale di Sondrio nel 2018, 235 contro i 260 del 2017, 4.429 le infrazioni al codice della strada comminate. Valeriano Giacomelli, amministratore della società Impianti Bormio, non ha dubbi. Le Olimpiadi, dice, sono un'importante opportunità. Dobbiamo lavorare uniti. Le prospettive della politica agricola comunitaria per l'anno in corso, il 2020, in un convegno organizzato oggi dalla Coldiretti, annunciato un calo delle risorse. A 20 anni dalla morte del cantautore genovese Fabrizio De André, Telesondrio News lo ricorda nell'intervista realizzata nel 1982 dalla giornalista Irene Tucci. Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Presentato oggi il bilancio della Polizia Stradale di Sondrio riferito al 2018. In lieve calo rispetto al 2017 gli incidenti rilevati, diminuiti del 9,62%. Invariato invece il numero dei sinistri mortali pari ad 8. I dettagli nel servizio. Il bilancio 2018 della Polizia Stradale di Sondrio, guidata da Alessandro Grattarola, indica un lieve calo degli incidenti rilevati, passati dai 260 del 2017 ai 235 dello scorso anno. Di questi 153 sono stati con lesioni, contro i 172 del 2017 e 71 con soli danni alle cose, contro gli 80 dell'anno precedente. 8 infine sinistri con esito mortale, dato invariato rispetto al 2017. Elevato anche il numero delle infrazioni al codice della strada accertate, pari a 4.429, di cui 198 per il superamento del limite di velocità consentito, 158 per uso del telefono, 124 per guida in stato di ebbrezza e 20 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Pari a 235 le patenti e 194 le carte di circolazione ritirate e 7.352 i punti decurtati. Intensa come da parecchi anni a questa parte l'attività di servizio contro le stragi del sabato sera, che ha visto la Polstrada impiegare 46 pattuglie nei posti di controllo, rilevando 6 incidenti, 2 in più del 2017. 580 conducenti controllati con etilometri e precursori, di cui 53 uomini e 5 donne risultati positivi all'alcol test. Ancora rispetto al settore dell'autotrasporto sono stati effettuati 9 servizi con i centri mobili di revisione, durante i quali sono stati controllati 54 autoveicoli con la rilevazione di 72 infrazioni, mentre con riguardo alle gite scolastiche in sicurezza sono stati controllati 24 autobus, dei quali uno ha evidenziato almeno un'irregolarità per un totale di 6 infrazioni comminate. Come sempre è intensa anche l'attività di polizia giudiziaria, con 2 arresti e 19 persone denunciate in stato di libertà per traffico illecito di veicoli, 3 ancora le persone denunciate per frode assicurativa, alterazione del tachimetro, illecito conseguimento della patente di guida, e 9 le violazioni rilevate in capo ad autofficine, autosaloni, autodemolitori, autoscuole, fra i 42 controllati. Ultima ma non ultima la campagna di educazione stradale, di informazione e sensibilizzazione che ha impegnato la Polizia di Sondrio in 22 incontri nelle scuole medie e superiori connessi all'iniziativa Icaro, mentre 13 gli incontri e le iniziative divulgative connesse al progetto Legalità. Innumerevoli le uscite pubbliche, fra cui quelle condotte col pullman azzurro, l'aula scolastica multimediale itinerante della Polstrada. Due donne italiane senza fissa dimora, PR 49 anni e BN 37, entrambe formalmente residenti fuori dalla provincia di Sondrio, sono state arrestate mercoledì pomeriggio dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Chiavenna perché colte in flagranza di reato mentre sottraevano con destrezza il portafogli dalla borsa di una cliente al centro commerciale Iper Fuentes di Piantedo. Ieri mattina a Sondrio si è celebrato il processo per direttissima alla presenza delle due indagate, conclusosi con la condanna per PR a 3 anni di reclusione e 600 euro di multa e per BN a 2 anni e 400 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Le due donne sono state associate al carcere femminile di Como.
La candidatura olimpica di Milano Cortina, con interessanti prospettive anche per la Valtellina, sta facendo discutere gli operatori turistici e gli impiantisti di casa nostra. Agente propulsore del dibattito è stato Mario Cotelli, che ha invitato tutti ad una gestione oculata della partita, nella quale è entrato significativamente anche il Trentino-Alto Adige. Per Valeriano Giacomelli, AD della società Impianti Bormio, si tratta di un'opportunità da cogliere al volo e uniti. Tutti per uno, uno per tutti. Il servizio. Tutti i passi formali sono stati compiuti. Il dossier sulla candidatura di Milano Cortina alle Olimpiadi del 2026 è giunto a Losanna, sede del Comitato Olimpico Internazionale, che dovrà vagliarlo. Il governo ha dato il suo benestare, anche se a carico dello Stato saranno solo i costi per garantire la sicurezza. Intanto a livello locale ferve il dibattito sul come fare dell'evento, qualora venisse assegnato all'Italia un'opportunità di rilancio turistico della valle. Il sasso nello stagno l'ha lanciato Mario Cotelli, CT della Valanga Azzurra, che ha richiamato operatori e impiantisti ad un'attenta gestione della partita. Che per Valeriano Giacomelli, amministratore delegato della società Impianti Bormio, patron della mitica pista Stelvio, vale assolutamente la pena di giocare. Ritengo un'opportunità. Sicuramente avere un evento mediatico di questo tipo porta una visibilità. Bormio già vanta di fare gare di Coppa del Mondo in un periodo di altissima stagione, comunque questo crea qualche disagio, ma di fatto è riuscita anche a essere a livello mediatico una località che risulta essere tra le prime a livello mondiale. Un'opportunità di implementazione da parecchio spiccata anche della nostra dotazione infrastrutturale. La Valtellina, per quanto riguarda la viabilità, siamo ancora molto distanti dai centri, Milano per esempio, aeroporti e quant'altro. Questa potrebbe essere un'opportunità per quanto riguarda migliorare la ferrovia. Se poi dovessero riuscire a portare fino a Bormio sarebbe ottimale. Per quanto riguarda così pure la viabilità alle strade, se si riescono a fare degli interventi, per esempio bypassare Tirano, fare qualche altro tratto di strada, sarebbe anche quello molto interessante. Non ultimo, dico, è vero, le Olimpiadi vengono fatte fra 7 anni, quindi abbiamo il tempo davanti. Dobbiamo riuscire a fare sistema per quanto riguarda il marchio Valtellina e questo dobbiamo impegnarci tutti e cercare di collaborare. E viatico anche all'ampliamento della schiarea di Bormio di Vigno. Sarebbe un'opportunità riuscire a creare quei collegamenti che al momento mancano, cui sci a piedi, quindi collegamento da Bormio verso Val di Dentro e da Bormio verso Santa Caterina. Questo permetterebbe anche, grazie a quell'evento, di ampliare la schiaria, quindi imporsi sul mercato una schiaria molto più grande, molto più impegnativa, molto più interessante. E oggi i grossi gruppi, le agenzie cercano sempre schiarie molto più ampie. Noi lì manchiamo un po'. Da lunedì aprirà i battenti il supermercato CRAI di via Brigata Orobica a Sondrio, costretto alla chiusura da venerdì scorso a causa dell'incendio divampato ai piani alti dell'edificio. Rogo che ha risparmiato il negozio posto al primo piano e che, a differenza degli altri appartamenti dello stabile, è collegato all'impianto elettrico del caseggiato vicino, tant'è che la corrente non ha mai subito interruzioni. Ciò ha permesso la conservazione di tutti i prodotti freschi collocati nei frigoriferi. La notizia del dissequestro di questa porzione di fabbricato è di questa mattina e subito il gerente si è messo all'opera nell'ottemperare alle prescrizioni previste dai vigili del fuoco in termini di messa in sicurezza dell'ingresso dell'esercizio commerciale. Nessuna nuova invece con riguardo ai residenti sfollati. Per ora il resto dello stabile rimane inagibile. Leggero calo dei contributi che resteranno comunque significativi con la riforma della PAC, Politica Agricola Comunitaria 2021-2027. Il tema al centro del convegno tenutosi oggi a Sondrio per iniziativa della Coldiretti. I dettagli nel servizio di Gabriela Garbellini. Calo del 5% dei contributi, sebbene le risorse resteranno importanti. L'imminente riforma della PAC, Politica Agricola Comunitaria, per gli anni 2021-2027 punterà sull'innovazione e sulla sostenibilità dell'agricoltura, garantendo circa 300 euro a ettaro per ogni superficie agricola. I pagamenti diretti non si toccano e rimangono al centro, ma cambiano i sistemi di calcolo. L'ottica è quella di tutelare chi lavora realmente la terra, evitando di favorire qualsivoglia speculazione legata al greening, che viene abolito, e al possesso dei titoli di pagamento.
L'agricoltore, infatti, presenterebbe annualmente la domanda di contribuzione con le superfici ammissibili e riceverebbe un pagamento uniforme per ettaro senza necessità di avere titoli. Queste alcune fra le prospettive post 2020 illustrate nel convegno organizzato da Coldiretti, svoltosi in Camera di Commercio nella mattinata di oggi. A fare il punto sulla situazione del settore agricolo in Europa, autorevoli relatori, quali Angelo Frascarelli del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università di Perugia, Stefano Leporati, responsabile nazionale delle politiche economiche di Coldiretti, Fabio Rolfi, assessore Agricoltura, Regione Lombardia, Hermes Agula, responsabile regionale CAA, Coldiretti Lombardia. Il futuro dell'agricoltura e degli agricoltori non sarà tanto sul sostegno pubblico. Il sostegno pubblico continuerà a esserci, sarà all'incirca di 300 euro a ettaro, ma il futuro sarà in un rapporto positivo col mercato. E oggi l'agricoltura di montagna, soprattutto qui in Valtellina, ha un rapporto col mercato molto più positivo di altri agricoltori italiani e europei. L'agricoltura del futuro dovrà essere smart, ossia intelligente e veloce, ad interpretare i cambiamenti per stare sul mercato intercettando le aspettative. Un cambio di paradigma verso un'agricoltura europea biologica più rispettosa del territorio, meno orientata al produttivismo e concentrata sulla qualità del prodotto, Coldiretti da sempre lungimirante in questo senso. Nella redazione della PAC per i prossimi 7 anni non mancherà l'attenzione ai territori di montagna. Sono molto interessato nel prossimo PSR che inizieremo a costruire quest'anno, chiarita e mantenuta la competenza regionale nella gestione delle misure, a ragionare sulla costruzione di una sezione montagna, cioè di un pacchetto di misure dedicato alla montagna, specifiche e riservate per la montagna, che ha una dimensione agricola, ambientale, aziendale e di tipologia di prodotti è totalmente diversa dalla pianura. Pensiamo ai costi di produzione, pensiamo al valore aggiunto che la lavorazione, per esempio la tiro casearia, dà alla materia prima e la fortissima integrazione con il turismo. L'agroalimentare in montagna è un segmento dell'offerta turistica. Dedicare misure specifiche a questo significa puntare su un settore specifico dell'agricoltura di montagna che, a mio avviso, oltre ad avere una grande valenza ambientale di mantenimento anche della gente in montagna, può avere negli anni un alto tasso di crescita. Riunione in prefettura questa mattina sulla problematica del taglio delle ore assegnate ai dipendenti della ditta che effettua le pulizie presso gli uffici dell'azienda sociosanitaria territoriale Valtellina Alto Lario e la TS della Montagna. Si tratta della Dusman, penalizzata dal cambio di appalto di pulizie e disinfezione dei locali. I rappresentanti sindacali di categoria di CGL, CISL e UIL infatti hanno segnalato che per effetto dell'esecuzione del contratto, a seguito di una procedura di ribasso, i dipendenti hanno subito un taglio considerevole al monte ore settimanale. Nell'incontro il dirigente della SST presente ha chiarito che le gare di appalto sono svolte da un organismo regionale in base a sistemi di gara con offerte al ribasso e che è già stato formalizzato un contratto integrativo con la ditta i cui effetti economici andranno a ricadere positivamente sul monte ore dei dipendenti. La Dusman a sua volta ha comunicato che sono in atto controlli per accertare la metratura effettiva degli edifici su cui sono chiamati ad intervenire e che la situazione sarà definita in accordo con la SST entro poche settimane. Ed eccoci alla consueta rubrica del venerdì in 4 minuti che oggi ospita Alessandro Bertolini, direttore dell'Oncologia Medica di Sondrio e scrittore. Proprio in quest'ultima veste lo abbiamo intervistato perché la narrativa è diventata per lui un'importante valvola di sfogo con risultati lusinghieri. Vediamo. Questa sera siamo con Alessandro Bertolini, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'azienda sociosanitaria territoriale Valtellina e Alto Lario. No, è con noi non in quanto medico, ma in quanto scrittore. Perché da diversi anni, da quando precisamente? Ma innanzitutto buonasera. Che io scrivo sarà da quasi 30 anni, 25-30 anni. E quanti libri ha scritto? Allora, pubblicati con questo che ho qua, 11. Tutti i romanzi? Tutti i romanzi, sì, parliamo di romanzi. Sì, perché romanzi. Poi ci sono anche altre produzioni. Altre cose, no? Diciamo...
frutto di riflessioni che non hanno niente a che fare con il mio lavoro, sono 11 romanzi, più qualcun altro nel cassetto. Ecco. Già pronto. Il primo in assoluto? Il primo a cui sono legatissimo è una storia che si svolge in Val Chiavenna. Ah, però. Si svolge in Val Chiavenna attorno al periodo della costruzione della diga di Montesplure. Si intitola Il lago delle memorie ed è quello con cui ho, così dire, rotto il ghiaccio. Poi da lì ne sono venuti altri. Ci sono anche dei romanzi autobiografici? No, nel senso che non escludo che in qualche descrizione ci sia presente qualche cosa che è la storia della mia vita o la nostra quotidianità, però romanzi autobiografici no. Ce n'è solo uno dove parlo dell'adozione di mio nipote, che si intitola Storia di figli, ed è forse quello più vicino alla storia della mia famiglia. Come è venuta l'ispirazione di scrivere? Allora, sono un po' tachipsichico, nel senso che penso molto e ho cercato un bel giorno della mia vita, trovandomi su un autobus di linea che mi portava a Pavia, dentro un nebbione incredibile. Quel giorno lì mi venne l'idea di trasferire quello che erano i miei pensieri, in quel momento andavano a mille perché c'era la nebbia, e tra i tanti pensieri c'era anche il terrore di finire in un incidente stradale. Ho deciso di trasferire quei miei pensieri su fogli di carta, ecco. E da lì mi è venuto fuori l'idea di scrivere. È un po' una valvola di sfogo anche, sì, rispetto ad un lavoro, sì, piuttosto. È sicuramente una valvola di sfogo, un hobby. Dico sempre che c'è chi gioca a tennis e lo invidio. E io invece scrivo, ecco, ognuno ha al suo hobby alternativo. E l'ultimo romanzo? L'ultimo romanzo che ho pubblicato è un romanzo che ho iniziato nel 2014 e penso di averlo finito dopo un anno. Ecco, lo avevo lì nel cassetto, ho deciso di pubblicarlo per due ragioni. La prima è che si interseca anche con la Prima Guerra Mondiale, tra il 2015 nel 2018 abbiamo avuto la commemorazione dei 100 anni dall'entrata in guerra dell'Italia alla fine della guerra, e quindi mi sembrava giusto commemorarla così. La seconda cosa è che nella mia vita più di una volta mi sono svegliato con l'incubo di dover ripetere l'esame di maturità, e parlando con colleghi o amici a cui ho raccontato del mio libro, molti mi hanno detto che avevano avuto lo stesso vissuto, e quindi nasce questo libro con questo spunto. Il titolo infatti è L'esame di storia. Ecco, l'abbiamo qua. Peraltro un libro pubblicato dove? L'ho pubblicato su Amazon. È una cosa, è una cosa strana. Non c'è una casa editrice normale che venda in libreria. È una libreria online. Amazon è la struttura di vendita online più famosa, penso che ci sia in questo momento, ha un settore librario, io ho mandato il mio testo e l'abbiamo pubblicato così. Allora il prossimo libro quale sarà? Il prossimo libro a cui sto lavorando, perché anche questo l'ho finito da un po' e l'ho ritirato nel cassetto e voglio fare lo stesso tipo di percorso, si intitola Vivere senza rotonde. Ah, beh. L'avevo già detto una volta dal Bosaggia un paio d'anni fa, quando ho presentato un libro. Vivere senza rotonde, perché adesso viviamo in un mondo di rotonde, i semafori non esistono più. Mm-hmm. E la rotonda, secondo me, agevola le decisioni, mentre quando arrivi a un bivio e devi decidere se andare a destra o a sinistra, sei nell'imbarazzo della scelta, mentre la rotonda è obbligatoria. Ecco, io ho scritto un romanzo che adesso sto rimettendo a posto, che ha questo titolo, Vivere senza rotonde. Perfetto. Grazie allora, grazie, dottor Bertolini. Grazie. Buona continuazione. Grazie. Grazie. Importanti novità per gli utenti del servizio di teleriscaldamento di Tirano e Sondalo. Nessun aumento in bolletta, anzi tariffa ridotta dello 0,33%. Applicando quanto prevede l'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la tariffa del kilowattore termico, già ridotta nel 2018 dello 0,50% rispetto all'anno precedente, dal 1 gennaio è stata nuovamente ribassata. In una società dove i rincari sono all'ordine del giorno non è certo un dato insignificante, ma rappresenta un concreto segnale di attenzione verso l'utenza, che tra l'altro è soddisfatta del servizio offerto, a testimoniarlo anche l'aumento di cittadini che scelgono di allacciarsi al teleriscaldamento.
Fra il 2017 e il 2018 sono stati 776 a Tirano, 390 a Sondalo e 71 a Santa Caterina Valfurva, per un totale di 1.237 cittadini contro i 1.222 della stagione 2016-2017. Nuova opportunità inoltre per gli utenti di sottoscrivere una polizza per la casa a prezzi vantaggiosi. È stata infatti firmata una convenzione a beneficio dei proprietari di edifici pubblici o privati a copertura dei rischi. Ed ora vediamo su quale argomento si è soffermato oggi Fausto Molinari, il nostro collaboratore punzecchiatore che ogni venerdì ci riserva simpatiche sorprese con la sua rubrica L'Aperitivo. Tema delle interviste che andranno in onda in versione completa subito dopo il TG, i saldi appena partiti. Sentiamo. La domanda che devo farvi è: saldi, ragazzi, ne avete già approfittato? No, io non ancora, sinceramente. No. Nulla? Sì. Poi torno da voi. No. Posso sapere cosa hai acquistato più o meno e se stanno andando bene i saldi secondo te? Sì, ho acquistato capi di abbigliamento. Però sì, dai. Cioè, stanno andando bene. Stanno andando bene secondo te? No, perché non si capisce dai giornali. Qualcuno dice che vanno bene e qualcuno no. Ma per quanto me ne possa intendere, sì. Fate i saldi voi qua? No. Ah, è una domanda assurda, lo so. Tu hai già approfittato dei saldi? No, non ancora, perché non ho tempo, lavoro tutti i giorni, tutto il giorno. Quando apro i negozi tu sei qua, quindi non sì, puoi approfittare dei saldi. Per fortuna sì, quindi risparmio soldi. Saldi, ne hai già approfittato o no? Certo, io ne approfitto sempre, sia con che senza. Quindi secondo lei stanno funzionando i saldi quest'anno? Beh, con me funzionano tanto. Cosa vorresti comprare? Ma boh, penso a qualcosa tipo giacche per l'inverno, per l'anno prossimo, qualcosa del genere. E domenica andiamo tutti e tre assieme a fare shopping a Milano. Domenica shopping a Milano? Sì, io devo già andare, raga, se volete. Andiamo, perfetto. Ok, va bene. Poi settimana prossima ci ritroviamo qua e ci fate vedere cosa avete comprato. Facciamo la sfilata in piazza. Facciamo la sfilata in piazza. Grazie ragazze. Arrivederci, grazie, buona giornata. Non mancherà di stupire lo spettacolo Non mi hai più detto ti amo, che andrà in scena il prossimo 12 febbraio al Teatro Sociale di Sondrio. Lo spettacolo è di Gabriele Pignotta con Lurella Cuccarini, Giampiero Ingrassia, Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti e Fabrizio Corucci. Una commedia ironica, intelligente, appassionante, cucita addosso a due protagonisti perfetti e istrionici. Saranno rappresentate le evoluzioni delle famiglie italiane anche alla luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche. È infatti la famiglia il tema cardine sul quale nasce e si sviluppa questa sorprendente pièce teatrale. I biglietti possono essere acquistati presso l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Sondrio, la stessa sera dello spettacolo presso il Teatro Sociale, online sul sito www.teatrosocialesondrio.it oppure nei punti vendita Viva Ticket, la Pianola, Van Radio, Libreria, Il Mosaico. Chiudiamo il nostro giornale proponendovi l'intervista esclusiva realizzata nell'estate del 1982 a Fabrizio De André, in concerto al Polifunzionale di Bormio. A realizzarla la giornalista Irene Tucci, per le riprese di Bruno Piasini. Il contributo a 20 anni esatti dalla morte del cantautore genovese, omaggio a un uomo di cultura prima ancora che cantautore. Vediamo. Cade oggi l'anniversario della morte di Fabrizio De André, il cantautore nato a Genova il 18 febbraio 1940 e morto a Milano l'11 gennaio 1999. Poeta, uomo di cultura, cantautore, unico nel suo genere, intramontabile. Ad intervistarlo a Bormio nell'estate del 1982 per Telesondrio, la giornalista Irene Tucci, ripresa da Bruno Piasini, direttore responsabile della nostra emittente. Di seguito uno spezzone dell'intervista esclusiva rilasciata a TSN da De André e subito dopo il ricordo di Irene Tucci. Perché una persona che sceglie il mio mestiere e lo sceglie nel 1958-57 che fosse, sceglie un mestiere soprattutto se deriva... Ti interrompo, nel 57 hai scelto di fare il cantautore, no, hai scelto di vivere in una certa maniera, magari non ti aspettavi di arrivare a avere... Diciamo che ho scelto di fare delle canzoni, che poi, ecco, poi queste canzoni sono state sentite, sono state ascoltate, e sembrava che ne valesse la pena di andare a farle, allora le ho fatte. Quindi si può dire che la scelta è stata automatica. Ho smesso cioè di fare il segretario, il bidello di una scuola privata e mi sono messo a fare delle canzoni sul serio. Questo è avvenuto dopo, in effetti, perché nel 58 scrivevo soltanto e non guadagnavo nulla sulle canzoni. Ma
è vero quello che hanno sempre scritto i giornali, che tu avevi paura ad affrontare il pubblico? Io non è che avessi paura ad affrontare il pubblico, io credevo che il mio mestiere fosse quello di fare delle canzoni e quello di incidere in sala di registrazione. Mi sono reso conto che il mestiere di cantarle in pubblico era un mestiere completamente diverso. È diverso come minimo, anche se tu mi dici difficile per me che non lo conoscevo. Vale a dire, presentarsi in pubblico vuol dire essere anche un po' attori, quindi cercare di ritornare, di fare in qualche maniera lo stesso tipo di usare lo stesso tipo di muscolatura facciale, ecco, per esprimere un determinato sentimento che tu in effetti non senti più. C'è una canzone che tu ami particolarmente più delle altre? Ci sono due canzoni che amo particolarmente più delle altre. Una perché mi ha in qualche maniera reso meno problematico il mio fatto di aver avuto un'educazione grosso modo cattolica, che è poi il testamento di Tito della Buona Novella, ecco. E lì mi sono un attimo sgrassato, spurgato da questi problemi che avevo io da piccolo. E invece l'altra che mi ha dato la possibilità di cambiare lavoro, cioè di mettermi seriamente a fare cantautore, senza pensare ad altri ipotetici mestieri, che è invece la marinella, perché la canta dalla mina mi ha fatto guadagnare il primo pacco di soldi. È arrivato il successo. No, è arrivata la grana attraverso la SIAE, 600.000 lire nel 1968-69, quando eravamo, erano soldi. Prima di fare l'intervista, Eprassi chiedere per Telesondrio ai tempi, Eprassi chiedere all'impresario, al manager, l'autorizzazione per intervistare l'artista. E la risposta del manager di De André fu ma vediamo dopo. Allora vedo De André che parla con Santo Grasso di Bormio, il proprietario della discoteca Kings, e lì un po', non so come mi è venuto in mente, ho visto loro due vicini e ho detto, fingendo di non aver riconosciuto De André, piagnucolando un pochino, ho detto ma Santo, purtroppo non mi fanno intervistare De André, il mio mito. E lui è intervenuto, ha detto, ma chi l'ha detto? Quel signore là. E io, come un po' una finta innocenza, ho detto, quel signore là, fa no, ti faccio l'intervista subito dopo, sali sul mio camper. E così fu, quindi con l'operatore Bruno Piasini andammo sul camper e si realizzò questa intervista, e devo dire che ero molto molto emozionata. Una persona squisita, di un'umiltà di una preparazione, perché prima dell'intervista lui mi ha raccontato del Sacro Macello. Cosa ti ha colpito della sua personalità? Devo dire la grande disponibilità, la cultura, il carisma, è una persona squisita. Non ha fatto l'attore in quell'occasione, come dice nell'intervista? No, non l'ha fatto. Era sincero, spontaneo, e più che un'intervista è stata una chiacchierata. Io a un certo punto mi trovavo talmente a mio agio che la cassetta, la vecchia cassetta che c'era, il vecchio VHS, è finito e durava 20 minuti, mi pare, e noi stavamo ancora andando avanti con l'intervista. Ed era questo l'ultimo servizio del nostro giornale. Vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG. Grazie per l'attenzione, buonasera e buon fine settimana. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari,
l'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.